sono stata con ragazzine di 23 anni che hanno 16 anni sulle spalle e stanno ancora carcerate. Questi 16 anni la gente via si ammazza qualcuno. Queste hanno prese perché per i telefonate. Droga, quindi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Vice, dietro le barre. Io sono il Cicoria e con me oggi è presente Maria Luisa che ci viene a raccontare la sua testimonianza sulla detenzione al femminile. Ti racconti un po' la tua storia? Cosa facevi prima di finire dentro e per quale reato ti hanno arrestato? Allora, sono stata arrestata per spaccio di cocaina, è durato per un po', poi mi hanno arrestato e ho chiuso con questa vita e ho vissuto questa esperienza. Secondo te, qual è l'identikit del tipico consumatore di cocaina a Roma? Ti posso dire una cosa, allora io non è che avevo uno spaccio Enorme. enorme, allora erano quelle 6, 7, 8 persone, non è che una vendeva H24, stavi a spacciare tutto il giorno, può essere che ci avevi quei 10 pezzi, finiti quelli avevi finito la giornata, come avevo 10 grammi la vendevo, ecco capito, non è che lavoravo, non è che lavoravo per qualcuno, ero una stipendiata, Sì. no, no. Perché tu non ti sei mai voluta coinvolgere nel commercio di altri tipi di sostanze? Io non ne conosco, nel senso sì, sono cresciuta dove si bucavano, sono cresciuta con tutto, sono cresciuta per strada, vengo da Orione dove la droga è stata di tutti, come da tutte le parti, però non ho mai frequentato, per me la droga non è cocaina e E fumo, hashish. e hashish, poi i restanti non... Come ti posso dire, non sono stata una spacciatrice di quelle che detto che vendevo in continuazione, io vendevo per campà, perché dovevo mangiare, io ho perso mio marito che avevo 29 anni. Io ho cominciato con un nipote di 4 anni, è stata dura. Com'è stato il tuo arresto? Il mio arresto, io sono stata arrestata insieme ai miei fratelli e sono state, cioè, insomma, persone che hanno fermato e dicevano che venivano da me a comprare la cocaina. Mi mettono il telefono sotto controllo, aprile del 2017, io vengo arrestata a ottobre del 2018. Ho fatto un blitz, sono arrivati, erano in 5. Stavamo a casa, quando siamo scesi da casa ci siamo ritrovati a Santa Maria in Trastevere dove più che sembrava un arresto, sembrava che stessero prendendo, È arrivato facendo un grande l'esercito. blitz, diciamo. Quattro macchine in divisa, due in borghese, una cosa assurda proprio, perché insomma, voglio dire, eravamo tre fratelli, 30 carabinieri. senza niente, non c'è stata fuga, non c'è stato niente, anche perché quando arrivano che buste gialle, quelli Certo, sono sono mandati di mandati di cattura. cattura. Ok, quindi in quale periodo tu sei stata detenuta? Io sono stata detenuta allora al carcere dal 18 ottobre 2018 a giugno del 2019, al 19 giugno del 2019. E a casa sono arrivata a giugno del 2019 e sono uscita a gennaio del 2021. Ho preso in primo grado, ho preso 3 anni, poi sono andata, ho detto, poi sono uscita, sono andata in appello abbiamo concordato a 6 mesi, mi hanno tolto 6 mesi e tutto il resto l'ho fatto tutto. Allora, ci racconti com'è stata questa detenzione più lunga a Rebibbia femminile? Il carcere c'ha tante cose belle e tante cose brutte. Le cose brutte sono di più delle cose belle, però è un carcere che ti offre tante cose, ti offre delle attività, ti offre tante cose. Certo c'è un degrado perché andiamo sulla Luna e siamo state con 180 detenute con tre docce alla marcia orario. Spiega perché dirlo Perché è. succede che una bella notte un boato crolla il bagno del secondo piano, tra cui quando crolla questo bagno in automatico crolla da quello del primo. E altre cose che non vanno è che c'è tanta zozzeria, perché, però anche il discorso di tanta zozzeria è dovuta pure a chi ci lavora, perché ci lavorano le detenute e le detenute prendono uno stipendio e lì non puliscono. Siamo invasi dai topi, mettete anche quelli. Non c'è, dicono che c'è la cucina, ma non c'è cucina. Se stai male, ti devi comprare medicine. È questo, non ci stanno altre cose. Per cui chi ha i soldi ha, diciamo, Certo, c'è una. arriva a Certo. un'opportunità di potersi
medicare e migliorare la propria situazione, che invece in cianaliera... Allora, se tu c'hai le possibilità, che c'hai una famiglia che ti aiuta, ti fai il carcere. Se non c'hai i soldi, ti fai la fame. Ho visto veramente che cosa significa la povertà, che cosa significa l'ignoranza e che c'è dietro ogni storia. E poi il carcere è un posto dove devi farti i fatti tuoi e sta sempre zitta, perché altrimenti stai in mezzo a tutto ciò che è discussione. Ogni volta che passavo dal colloquio, a me arriva la signora di qua, la signora di là, dice, ma mi fai vedere che c'è dentro i busti? Io te faccio vedere niente. Perché te volevano togliere? Perché c'è tanta gelosia. Ed esiste nel carcere, ed è vero, e questo lo dico, che ancora esistono detenute, che me ne hai detenute per farsi comprare le tute dai famiglie. Quello che sono stata arrestata io non avevano dei modi di tute dalla fila. Se tu madre o tu padre non mi porti la tuta prima, pure a me, io domani chiamo, scrivo a casa e faccio meno a tuo padre. E questo è quello che c'è. Come ci stanno i guardi che non lo faranno più, che hanno sempre menato. Che hanno sempre menato. Che è così. Raccontaci un po' com'era la tua giornata tipica a Re Bibbia. Allora, la mia giornata tipica a Re Bibbia, vi fa ridere, che alle 6 della mattina già io dicevo a tutte le concelline che volete per pranzo, e quelle mi tiravano i cuscini perché dormivano. E l'ho tirata su a carbonare, matriciane, acrisce, cacio e pepe, pasta e fagioli, ciambelloni, di tutto di più. La maggior parte dei detenuti sono tutte ragazze. Mi sentivo un po' una mamma perché dietro a tutte queste storie ci stanno trentenni che non hanno né madre né padre, quella storie, ci sono storie proprio terrificanti. Io sono stata con ragazzine di 23 anni che hanno 16 anni sulle spalle e stanno ancora carcerate. Qui 16 anni la gente via si ammazza qualcuno. Queste hanno prese perché per le telefonate. Droga, quindi. E poi una cosa che ho trovato, che non avevo mai sentito, la bottiglia, io mi sono domandata questa bottiglia, pure lì mi sono domandata chi è questa bottiglia. Il crack. Che quelle sono disintegrate. E poi tutti ma i giorni... Ma voglia di cocaina non fa niente. E poi tutti i giorni, si vistero di botte. Ma hanno detto che era peggio del maschile. Ma peggio. Io apposta io ho detto, lì è così, è tutti, ogni giorno ce n'è una, ma per banalità. Le cose belle da tenerità sono la mattina del colloquio, proprio belle, che ti alzi all'alba perché chissà dove devi andare, che te devi sistemare tutta. Poi ero una di quelle che facevi colloqui a 8, che giustamente c'ho... Quindi sai, già stavi in piedi. Per forza, mio figlio lavorava, non è che io a 8 facevo, era il primo a fare il colloquio. Di solito, dopo l'ora di pranzo, al maschile tutti quanti stanno con gli occhi puntati davanti alla televisione per guardarsi uomini e donne. Voi invece che ci avevate? Allora, te la spiego, la giornata a mattina è il 70, Radio Italia solo musica italiana. Lo dico. Poi dopo dici che c'era Beautiful, perché c'è pure chi vede Beautiful. So, guardami suocera. No. Poi c'è qua Pregnalenta da Scusa, la parolaccia no. Va. Barbara D'Urso. Tutto il giorno, poi c'era Verissimo, poi io barattavo, perché io vedo un po' star sole, eh? Io pure. Io vedo un po' star sole, ho barattato. È ministeriale, un po' star sole, dove vuoi perdere. Poi Amici, questi sono tutti i programmi, poi se c'era l'Isola dei Famosi, e poi i sceneggiati, quelli tutti puntuali. Comunque Barbara D'Urso. Ma Barbara D'Urso la vedono tutti, non manca nessuno. Tutto il pomeriggio 5. Tutto il pomeriggio lei e cosa? Pure cosa andava di moda? Come si chiama? Aspetta. La Toffanin, no? No, quella dell'ora del pranzo. Prova del cuoco. Pure là tutti su attenti. Quelle sono proprio programmi che non ministeriali, mancavano. Ministeriali, non si possono che perdere. Non mancavano. Nel periodo in cui sei stata detenuta, hai avuto la possibilità di giocare nella squadra femminile di calcio. Ci racconti com'è stata questa esperienza? Invece vi alzo riso un po', che è una delle esperienze più belle che ho passato. Io aspettavo il martedì, il venerdì per allenarmi, ma come i bambini che andassero a scuola, aspettavo perché era veramente bello, perché tu riuscivi a fare un qualcosa per te stessa. Però che eri vista dagli altri, che qualcuno ti apprezzava, perché lì non sei apprezzata per nessunissima cosa che fai, diciamo a livello del carcere. Per me il pallone è stato tutto. Noi abbiamo fatto un'esperienza bellissima, l'11 giugno del 2019 abbiamo fatto
fatto un torneo che siamo riusciti a vincere. Erano presenti tante squadre, c'erano squadre dell'università, c'era il ministro Figo, c'era la Roma, che ci ha regalato la Roma femminile, un po' di giocatrici della Roma che ci hanno regalato palloni e tutto quanto, ed è stata un'esperienza bellissima. Spiegaci come funzionava questo torneo, come erano svolte le partite. A volte anche due volte a settimana c'erano gli allenamenti, poi il sabato si giocava, però giustamente giocavamo sempre in casa, anche se era trasferta, perché non potevamo uscire. Ma la cosa bella è che lì non c'era, come posso spiegare, eravamo tante. E non è che giocavano solo le più forti. No, giocavamo tutte. Noi abbiamo vinto il torneo, ma giocando anche pure chi non aveva mai toccato un pallone. Dopo che avete vinto questo torneo, che cosa è successo? Mi stavi dicendo che avete preso un encomio, che cosa significa? Diciamo una sorta di premio che ti dà la direttrice del carcere, che questo in poche parole ti fa passare sopra a tante cose che tu puoi aver fatto, un errore, uno sbaglio, tranne che a me, perché con un encomio non mi sono stati dati 3 mesi di buona condotta. Cioè, hai avuto un rapporto disciplinare? Ho avuto un rapporto disciplinare perché ho litigato, dovevo uscire 3 mesi prima, invece la casa circondariale di Bibbia mi ha rifiutato l'encomio. Pure se avevi... Rifiutato la libertà anticipata con l'encomio. Quali altre attività ci sono da svolgere fuori dalla cella? Allora, guarda, fuori dalla cella ce ne sono tante. Ho preso il primo, io avevo la terza media. Primo agrario, perché poi sono uscito. Facevo Pilates. Facevo un corso di psicologia, vabbè, tanto per questi corsi che fanno. La biblioteca, c'è tanto, però lì abbiamo sempre lo stesso problema. La maggior parte non andavano in biblioteca per leggere il libro. Per incontrarsi. E lì che succedeva? Che ai 2-3 semenavano e finiva a biblioteca. Certo. Uguale era la chiesa, perché bestemmiano Dio dalla mattina alla sera. Nessuno è credente, però vanno tutte in chiesa per perché si incontrano. Quello discorso. L'omosessualità in carcere è tollerata? Allora, guarda, io ti posso dire una cosa. Perché io, vedete, ero vista pure sotto un occhio, perché come se fossi quella schifata dall'omosessualità. No, non è che sono una di quelle che posso giudicare o non giudicare. Però pure là, quello è un degrado, perché poi loro in quel posto si ingelosiscono. Bravo. E là subentrano le liti. Quindi capita spesso che tra detenute litigano per l'amante. Ma diciamo. Certo, spessissimo, come quando loro dicono fam amore, spieghami che amore, che mettono quello lì di fuori a aspettarti. Fanno l'amore col palo. E certo, due di fuori e due dentro. Però poi se io sto qua a cella e sto all'aria, quando arriva il rapporto ho preso pure io. Io perché doppio rapporto? Per piacere tuo. E manco posso dire è stata lei, perché la spiana la faccio, però mi devo trovare un rapporto. Decreto no, che c'ha al femminile. Mi lasci a bocca aperta perché bravo, è impensabile una cosa del genere, al maschile. Io ho avuto mio fratello però che è stato carcerato. Questa cosa qua vuol dire che l'omosessualità è normale al carcere femminile. A volte è una questione pure di... è brutto dirlo, ma è una questione pure di averci una spinterella in più per qualsiasi altra cosa. E chi ha 20 anni sulle spalle e cerca un posto di lavoro se lo deve inventare, lì si inconosce, mica ha detto che lavori per forza, c'è una graduatoria, secondo che lavoro vuoi fare, perché a volte ci sono lavori un po' più pagati e il lavoro meno pagato. La cucina, per esempio. La cucina è pagata. È più ambita. Certo. Allora, ci spieghi come funziona la legge per quanto riguarda la maternità e la detenzione? Allora, io io sono mamma, ma mio figlio è grande, non ho avuto questi problemi. Allora, c'è un reparto a sé dove ci sono mamme con bambini che possono stare fino a 3 anni. Nel periodo in cui ci sono stata io ce ne saranno stati 2 o 3, non di più. Però non è che noi avevamo un rapporto con questi bambini, li vedevamo, perché diciamo hanno una sezione a parte. Perché sinceramente hanno una buona sezione, perché i bambini hanno i loro giochi, hanno i loro spazi. E i bambini non li incontravamo soltanto in chiesa la domenica, quando le mamme venivano in chiesa, allora avevamo occasione di vedere i bambini. Ce n'erano pochi, perché precedentemente a questa cosa, nell'agosto del 2018, c'era stata
quella disgrazia che quella mamma aveva ucciso. Una donna di origine tedesca ha ucciso i suoi bambini. Dentro le Bibbia. Dentro le Bibbia. Spiegaci com'è cambiata la tua vita ora. So che hai un lavoro e che non hai più avuto a che fare con i reati. Che cos'è la cosa che ha cambiato il tuo modo di vivere? Ho iniziato da zero per una scelta personale, perché ho anche fatto caso che tanto non conviene più fare questa vita, perché la strada non regala niente a nessuno. Non ci sono più i soldi di prima. E posso dire, se qualcuno mi sentirà, i giovani, non fate cavolate, perché la strada non vedrà niente, vedrà solo che tanti dolori e tante disgrazie, non vedrà una lira. Bravo. Questo ve lo posso dire, andate a lavorare e provateci. Io ho partecipato a dei progetti lavorativi per inserire le persone che hanno sbagliato. Non sai cosa sono questi progetti? Perché loro aderiscono e ti dicono che ti reinseriscono in un mondo, ti fanno lavorare 5 ore al giorno per 200-300 euro al mese. Perché ti danno una sorta di sussidio, sì, per i biglietti. Io facevo il verde pubblico esattamente così, pigliavo 4 euro l'ora. Io ho fatto, perché la gente deve essere sfruttata? Allora, il discorso è uno solo: se io ho sbagliato, perché devo continuare a sbagliare? Che a volte è lo stato che è il fuori che ti fa continuare a sbagliare. E io ho trovato un lavoro perché l'ho trovato, perché lui è il padre di un amico, di un amico, di un amico e di un amico. È questo. Attraverso conoscenza. Lui è brava, è una bravissima donna, lui è onesta. Invece dovrebbero affiancare gli ex detenuti o le persone che magari stanno arresti domiciliari e hanno la possibilità di uscire solamente per andare a lavorare per molto più tempo, secondo me. E certo, dovrebbero fare quello, oppure dovrebbero fare anche questi progetti, però dopo dargli pure un'opportunità per inserirli proprio, perché tu mi dai un'opportunità di 5 mesi, 4 mesi, perché sono questi i progetti, non vai. E poi il futuro è finito, certo. Non c'è il futuro. Come ti sei sentita quando è arrivato il fine pena e hai finito e sei potuta uscire tranquillamente? Cos'è la prima cosa che hai fatto? Ma tu parli da casa o dal carcere? Da casa, sì. Comunque, quando sei diventata libera a tutti gli effetti. Sono andata a casa dei amici e mi hanno fatto una festa. Sono stata felice. Ero felice perché io poi non sono mai uscita, capito? Non ho mai staccato, non avendo mai un permesso non uscivo. Io non ho potuto vedere i miei fratelli fino al giorno che sono uscita. Ecco, questa è una cosa proprio... Mia sorella non l'hanno fatta venire a casa mia. Questo pure. Abbiamo una... in tutto questo abbiamo dovuto pagare anche una casa in affitto. Perché se no lei non poteva farsi i domiciliari, certamente. Se no rimaneva le Bibbie. Perché erano nella tua stessa indagine, quindi erano imputati tuoi. Ho capito, che significa? Al carcere stavamo insieme, stessa cella, abbiamo fatto 8 mesi insieme. Esco dal carcere e vado a casa e mi metti i divieti. È follia. Ok, ragazzi, questo era tutto. Ringraziamo Maria Luisa che ci ha portato la sua esperienza, è stata una grande e io volevo un sacco bene. Ma grazie, mamma a voi. Tutti. Sono questo, faccio. No, vieni qua, fatti un abbraccio. Vieni, capo, se famo pure una fotografia. No.